cose perché qua fa caldo. Buonasera, ben arrivati a tutti. Allora, due parole sulla libreria prima di iniziare. Non so quanti di voi sanno, io ci sto, è una libreria basata su un'associazione di volontariato, quindi basata totalmente sul volontariato. Quest'anno compiamo 9 anni. Da qualche anno siamo anche APS, Associazione di Promozione Sociale, per cui con il 5 per 1000 che chiunque di voi può darci, per darci una mano, stiamo realizzando diversi progetti sul territorio, come dare supporto ai ragazzi per evitare la dispersione scolastica e supportare le case che aiutano le donne che hanno bisogno di supporto in caso di violenza e che hanno quindi anche bisogno di costruirsi una vita imparando un mestiere. E quindi questo è uno dei modi in cui ci potete sostenere. L'altro è diventando soci. Si diventa soci della libreria con una quota di 50 euro l'anno o di 25 nel caso di under 30, anzi soprattutto gli under 30 sono benvenuti perché diciamo anche in libreria l'età media si sta alzando pericolosamente. È vero che l'Italia è ormai un paese per vecchi, però diciamo i giovani che ci sono... infatti è molto... Sì, ieri sera. È vero. Allora, detto questo, io sono molto contenta questa sera, anche come parte del gruppo presentazioni, di accogliere Massimo Polidoro e di parlare con lui di quest'ultimo libro, La scienza dell'incredibile. Con noi c'è Cristina Marra. E iniziamo? Iniziamo. La scienza dell'incredibile. Un applauso. Devi accendersi la luce. Tieni, lo premo. Aspetta, iniziamo. Allora, benvenuto, bentornato, credo, a Napoli, perché Napoli è una città che ti si confà benissimo. Perché tu sei, insomma, un indagatore, un investigatore, come piace dire a me, insomma, di misteri, nella città più misteriosa di Napoli, piena di segreti e piena anche di permettimi di dire, anche di belle credenze che non troviamo in questo libro, perché il libro che ho il piacere, insomma, di presentare con te stasera, oltretutto è bellissimo rivederci, noi abbiamo fatto dei percorsi insieme anche al nord Italia. Anche perché tu, insomma, hai una serie di libri del numero, io non saprei neanche dire quanti libri hai pubblicato, tra appunto libri divulgativi, sai, libri proprio prettamente da libreria, e quindi noi ci siamo sempre un po' incrociati su e giù per l'Italia. Come dicevo, per me è un piacere, a parte essere sempre qui da Io ci sto, che mi apre sempre le porte, ma è un piacere parlare con te di questa scienza dell'incredibile qui a Napoli e qui in questa libreria, perché come ha detto prima la nostra cara amica, io ci sto in una libreria di tutti, una libreria che accoglie, una libreria che attira, una libreria che attrae, quindi anche un po' di mistero questa libreria ce l'ha, perché delle volte ci si chiede ma come si fa a continuare ad andare avanti, come si fa ad aggregare anche tanta gente. Tu qua hai intravisto qualcuno, ci sono anche scrittori, attori che gravitano. Abbiamo chiuso da poco la seconda edizione del Festival del Giallo, sì, che comunque è un appuntamento ormai diventato tra i più importanti d'Italia. È una settimana che facciamo con il Grenoble, con gialli.it, e che veramente ospita i migliori giallisti nazionali e internazionali. E ieri sera ci siamo fatti una cena con Delitto, quindi non diciamo tra le attività che offriamo ai soci ci sono anche queste attività ludiche. No, e appunto, ed è bellissimo comunque vedere anche tra il pubblico, prima ci stava l'attore Sergio Savastano, c'è Martin Rua, lo scrittore, è bellissimo perché questo luogo, cioè Massimo appunto attira anche personaggi noti in città ma non solo, che fanno da spettatori, e non è da poco, è anche da soci della libreria, è da soci della libreria. Lorenzo De Giovanni è parte dei presenti, è uno dei soci fondatori, quindi è appunto, ed è bellissimo vedere, ecco, da un po' seduti di qua e un po' seduti di là, pezzetti di questa libreria. Io anche sono diventata socio e sono molto contenta e orgogliosa. Allora, per chiudere questo mio intervento iniziale, allora dicevamo,
io ci sto come sottotitolo, c'è scritto libri, viaggi e cose belle. Libri, viaggi e cose belle sono quelle che fa Massimo Polidori, ed è il viaggio in questo libro, anche attraverso cose belle e brutte, perché poi in questo libro scopriremo che alcune cose che ci sembravano belle sono brutte, altre brutte magari noi le interpretiamo in maniera meno felice. Quindi libri, viaggi e cose belle ci sta in pieno con questa scienza dell'incredibile. Iniziamo proprio da scienza e incredibile, da questo binomio che sembra appunto una parola all'opposto dell'altra. Come nasce questo libro e la tua scelta di accompagnare il lettore in questo viaggio che, come vedremo, consta di ben dieci capitoli? Allora, intanto grazie per la, mi sentite, sì, bellissima introduzione e presentazione. Lasciatemi dire che è un piacere per me essere qui, tornare a Napoli, ad essere un po' che non mi capitava di tornare, ma è sempre bellissimo, davvero. Ho tantissimi amici napoletani, quindi che sono a Milano, che sono a Roma, che sono dappertutto, ma quando ti trovi a Napoli poi è una cosa ancora più viva, diciamo. Il libro La scienza dell'incredibile, che unisce queste due parole che sembrano così distanti, in realtà in qualche modo è un viaggio, come dicevi tu, anche questo, che punta un po' a capire come nascono le nostre credenze, no? E anche quelle più straordinarie, quelle appunto più incredibili. Il fatto è che negli ultimi anni c'è stato un aumento di studi da parte dei ricercatori in tanti ambiti, pensiamo non solo alla psicologia, ma proprio anche alla sociologia, le neuroscienze, la biologia stessa, che hanno... La fisica. La fisica sì, anche forse, ma che hanno mirato proprio a cercare di capire come mai noi come esseri umani, come specie umana, siamo portati a interpretare la realtà, a scegliere alla fine che cosa reputiamo vero e che cosa invece non consideriamo vero, e viene fuori un quadro molto affascinante, devo dire, che ci aiuta a capire meglio come mai succedono certe cose, come mai davvero vediamo anche degli episodi che ci farebbero in qualche modo domandare: ma queste persone che cosa pensano nella loro testa? Quindi è un viaggio, come dicevo, che cerca di recuperare tutti questi studi, di analizzarli e di renderli accessibili a tutti, no? Per cui proprio davvero un viaggio che ci porta dai nostri antenati Homo sapiens di tanto tempo fa per arrivare a oggi. Nell'introduzione leggiamo così: la tecnologia non fa altro che amplificare ciò che siamo, e in particolare qualcosa che è profondamente radicato in noi, cioè il bisogno di credere. Perché noi abbiamo bisogno sempre di credere, non solo dal punto di vista religioso, ma sempre di credere, di attaccarci a qualcosa per andare avanti? Ci sono diversi motivi, e infatti cerco di raccontarli e di affrontarli un po' tutti nel corso del libro. Tante volte noi abbiamo bisogno non tanto di credere quanto di avere conferme, quanto di avere dei punti fermi, dei punti di riferimento, delle certezze, potremmo dire. Il fatto è che la vita, il mondo, l'universo stesso non è fatto di certezze. E la vita in particolare. Pensiamoci un attimo, i punti fissi, quelli sicuri, non so, sono veramente pochi, no? L'imprevisto, il caso, la coincidenza, positiva o meno, insomma, sono sempre dietro l'angolo. Per cui anche per questo motivo cerchiamo di avere risposte. E dove le risposte non si possono avere? Cosa succederà domani? Andrà bene questo affare? Ci sposeremo con il tizio o la tizia? Anche se noi non le abbiamo, noi possiamo avere queste risposte, se qualcuno ci promette di darcele, che sia il mago, che sia chi vogliamo noi, beh, ci fa piacere, no, avere questo tipo di conferme, quindi magari ci affidiamo. Questo fatto il mago per fare l'esempio così, se vogliamo, un po' più colorito, ma tante volte invece semplicemente andare sul web alla ricerca di risposte, e noi siamo proprio come specie umana propensi a cercare conferme, è una di quelle scorciatoie che noi cerchiamo sempre, quella di cercare conferme alle nostre convinzioni, è un bias, se vogliamo chiamarlo così usando un termine neuroscientifico, un bias, una trappola, una scorciatoia
che ci porta sì a cercare tutto quello che conferma le nostre convinzioni e allo stesso tempo a rifiutare quello che invece potrebbe smentirle, potrebbe contrastarle, perché non ci piace, perché mette in dubbio quello che ci piacerebbe fosse vero. E così facendo si consolidano queste convinzioni, ci illudiamo di avere dei punti di riferimento, delle certezze che poi magari si rivelano illusori, ma che in quel momento ci sembrano quello che serve. Allora, a me è piaciuto molto l'aspetto sia sociologico che anche di psicologia della mente che hai spiegato nel libro, l'approccio. Quindi, diciamo, ho diverse domande da fare, però prima di iniziare proprio con le domande relativamente al libro, volevo soddisfare una curiosità personale che ho da una vita. Tu anche nel libro appunto parli del metodo scientifico, che comunque è ancora una delle poche certezze che abbiamo per cercare di tracciare una strada e avere delle evidenze oggettive quando abbiamo dei dubbi o dobbiamo indagare qualcosa. Il CICAP come le organizza le valutazioni dei casi di vostro interesse? Vorrei capire proprio la procedura. Beh, naturalmente dipende dal caso. Il CICAP, per chi non lo sapesse, è un'associazione che nasce ormai più di 30 anni fa da un'idea di Piero Angela. E significa Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, e ha come obiettivo quello di andare a, appunto, a volte a indagare, a verificare, a fare le pulce, le notizie un po' più stravaganti. Dipende dal caso, dipende da qual è l'affermazione. Ci sono cose che si possono mettere alla prova con un esperimento fatto in laboratorio, altre invece dove devi tu fare un'indagine di tipo storico, perché è una cosa accaduta tempo fa e magari riesci a trovare qualcosa, altre volte è impossibile. Quindi dipende un po' dalla vicenda. L'unica cosa che è comune a tutte quante questi approcci è il metodo che si usa, che è proprio il metodo della scienza. Cosa prevede il metodo della scienza? Semplicemente prevede che non basta che qualcuno dica è successo questo ed è vero, è successo quello, magari è vero, magari ha delle altre spiegazioni. Non basta, no, avere la sensazione di aver vissuto una cosa che noi riteniamo inspiegabile perché lo sia davvero. Magari la spiegazione c'è, siamo noi che non la conosciamo, magari in quel momento è successo qualcosa che non prevedevamo, di cui non abbiamo nessuna coscienza. Quindi si tratta di prendere proprio in esame quelle che sono le prove, di fare un'indagine sui fatti più che sui racconti e sulle opinioni, anche se quelli sono importanti per riuscire a capire quali sono i fatti, e poi mettere alla prova, un esperimento dove possibile, con una verifica di altro tipo. E se questa verifica, questa prova ci dà una conferma, allora può essere interessante andare avanti e farne altre verifiche di sperimentazioni. Se invece ci mostra che c'è una spiegazione alternativa, allora probabilmente è così che è andata anche in quel caso. E qualche caso inspiegabile fino ad oggi l'avete trovato? Questa è una bella domanda che ogni tanto ci fanno. Allora, inspiegabile in realtà è un termine che, come dire, al momento, perché sì, no, ma vuol dire che è qualcosa che non vale neanche la pena provarci, perché non puoi spiegarlo, è inspiegabile, fine. Inspiegato, sì, cioè inspiegato non siamo riusciti, non abbiamo avuto la possibilità di trovare una spiegazione, sì, perché magari quell'episodio, quel fatto è accaduto 30 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa. Puoi fare delle ipotesi, quindi magari è andata così, ma non hai la possibilità, oppure viene impedito proprio di fare una verifica, un esperimento, perché ce ne sono tanti, no? E allora in quei casi ti devi fermare e dire noi possiamo avere questa idea, ma se non possiamo metterla alla prova ci fermiamo lì, e quindi in questo senso resta inspiegato. Però tutte le volte in cui c'è stato possibile farla, una verifica, una sperimentazione, un controllo di qualche tipo, ogni volta è stato possibile trovare una risposta, finora, domani chissà, anche perché io mi sono andata a guardare qualche dato su quella che è la conoscenza dell'universo ad oggi. Siamo ancora con una conoscenza della materia che è pari al 5%. La materia è conosciuta, cioè, esatto. Cioè, ce n'è una montagna di roba che dobbiamo ancora scoprire. Quindi diciamo che molte cose che ad oggi non riusciamo a spiegarci, magari domani riusciremo a spiegarle applicando comunque il metodo scientifico e scoprendo che
tante cose ci sono comunque. Torniamo al libro, il concetto di tribù protettiva. Beh, dobbiamo pensare che, appunto, diciamo prima, noi siamo degli esseri umani, siamo Homo sapiens, questa è la nostra specie. E abbiamo una storia, se contiamo solamente la nostra specie, di 300.000 anni, insomma, parecchi, no? E prima ancora, prima di Homo sapiens, vari tipi di ominidi che ci hanno preceduto, da cui arriviamo anche noi. Non immaginate quel classico disegno che magari avete visto della scimmia che poi si alza pian piano e diventa un uomo. Quello è così, un'immagine molto... È un modello semplificato. Fin troppo, nel senso che in realtà è un cespuglio, è un cespuglio che cresce con tantissime branche, diciamo, tantissime braccia, che pian piano magari si estinguono perché non riescono a trovare la possibilità di sopravvivere in quell'ambiente, e tra quelle che finiscono per sopravvivere, alla fine, diciamo fino a, non so, 30.000, 40.000 anni fa, troviamo Homo sapiens e Neanderthal, no? Abbiamo convissuto per un pezzo di strada insieme, ci siamo anche incrociati. Se facciamo l'esame del nostro DNA oggi, si può fare, viene fuori che tra il 2 e il 4% del nostro DNA appartiene a Neanderthal. Noi siamo parenti, siamo i nostri cugini, insomma. E quindi in questa lunga strada, in questo lungo viaggio, qual era l'obiettivo principale della nostra, come di qualunque altra specie animale? Sopravvivere. Sopravvivere e riprodursi, quello, no? E quella è la spinta fondamentale che l'evoluzione in qualche modo favorisce, nel senso che se non sopravvivi ti estingui, hai finito di trasmettere qualunque tipo di patrimonio genetico. Se invece trovi il modo e te la cavi, ecco che ce la fai. Tra i tanti modi, io ne racconto diversi, no? Nel libro, per cui i nostri antenati avevano capito come sopravvivere meglio rispetto ad altri, era proprio il fatto di far parte di un gruppo, di andare d'accordo con altre persone, perché immaginiamoci in quei contesti, la savana, di questi posti completamente pericolosi, no? Pieni di qualunque tipo di pericolo che possiate immaginare, dal verme feroce ai disastri ambientali di qualunque tipo, alle tribù rivali. Se sei da solo, le possibilità di cavartela sono veramente poche, no? Procurarsi cibo tutti i giorni. Se sei in gruppo ci si aiuta, ci si organizza, si possono unire le forze per andare a caccia, per cercare il cibo, per sostenersi quando uno sta male. E il gruppo quindi è uno strumento di sopravvivenza importante. E questo significa che tutti coloro che riuscivano ad andare d'accordo con gli altri, a far parte del gruppo e a integrarsi con gli altri, ecco che avevano la meglio e quindi trasmettevano ai loro discendenti questo stesso atteggiamento, questo stesso tratto. Questo significa che è veramente profondo in noi questo bisogno di andare d'accordo e di far parte di gruppi. Noi pensiamo di essere tanto diversi dai nostri antenati, no? Nel senso che ovviamente viaggiamo in aeroplano, viviamo nei grattacieli, abbiamo telefoni di ogni tipo, parliamo con le persone che stanno dall'altra parte del mondo, viaggiamo nello spazio, più diversi di quelli là che vivevano nelle caverne. È vero, ma il fatto che il mondo intorno a noi sia cambiato così velocemente, perché se ci pensiamo 5-6 mila anni, la storia, il passaggio quasi dalle caverne allo spazio, vogliamo dire 10.000 dalla rivoluzione agricola, quando hanno iniziato a fermarsi i nostri antenati che erano prima raccoglitori e cacciatori, ecco, 10-12 mila anni su 300.000, capite che è veramente poco. Piccola porzione, la biologia non è che cambia dall'oggi al domani, il nostro cervello è ancora quello là, quello che si era evoluto per cavarsela in un ambiente preistorico. Questo lo spieghi bene. È fondamentale capirlo, perché se noi oggi ci comportiamo spesso e abbiamo ancora quel tipo di reazioni istintive, impulsive che ci vengono dal cervello rettiliano, rispondiamo ancora a certi allarmi che ci mettono in apprensione, e per quel motivo lì. Certo. E quindi è questo un po' il fatto per cui anche oggi noi tendiamo ad appartenere a un gruppo, vogliamo appartenere a un gruppo e ci sentiamo a disagio quando magari il gruppo di cui facciamo parte ci mette in disparte o non ci sentiamo più parte di quel gruppo. Questo spiega perché a volte ci ritroviamo a credere a cose incredibili perché il nostro gruppo per
qualche motivo, insomma, abbraccia un certo tipo di credenza, che magari è assurda, magari è falsa, il mondo che sta per finire, allora tutto il gruppo, tutto il suo, parte di quel gruppo, ti dicono che il mondo finirà domani, e magari dici, ma un po' di matti, però no, vuoi farne parte, quindi pian piano cominci a crederci anche tu e a rifiutare tutti quelli che ti dicono che non c'è nessun motivo per cui debba finire domani. Ti sembrano gli altri dei matti e così via, ci sono tantissimi esempi. Senti, ma se appunto per questo tu nel libro fai questo percorso, questo viaggio nel tempo, finché appunto proprio per evidenziare il passaggio dal metodo scientifico di adesso rispetto a uomini comunque intellettuali, scienziati che hanno preceduto Bacone, Cartesio, Galileo, perché poi con loro avremo poi il vero metodo scientifico, comunque ancora prima nell'antichità, insomma, ci stavano Euclide, Archimede, ecco, grandi figure accentratrici comunque, perché quando loro mettevano, cioè proclamavano, no, una validità, no, di qualcosa, comunque avevano un loro seguito. Per raccontarci questo passaggio, insomma, prima del 600, tu comunque citi un personaggio che nel libro ci sta, non dico in ogni pagina, ma quasi lo respiriamo, che è Piero Angela. Cioè, parlare di te senza nominare Piero Angela, quello che ci ha dato, che ti ha dato e che continua a dare, perché permettimi di dire, secondo me questo libro è un omaggio a lui, a quello che ha lasciato, ma è anche la continuità, la sua continuità. E dicevo, per raccontare questo passaggio, no, al metodo scientifico, tu citi quello che Piero Angela chiamava il metodo del setaccio. Ecco, com'è stato proprio questo passaggio, anche mentalmente, no? L'essere umano, come ha accettato il metodo scientifico e quanto gli scienziati di adesso, diciamo, hanno lo stesso peso di influenza su di noi rispetto, non lo so, al periodo magari di Archimede? Beh, allora, bisogna capire che prima della formulazione dell'approccio scientifico, del metodo scientifico come oggi lo intendiamo, quindi con Galileo, con Bacone, con Cartesio, siamo nel 1600 circa come periodo storico, prima vigeva, se vogliamo, il cosiddetto ipse dixit, che vuol dire l'ha detto lui, l'ha detto Aristotele, e quindi è vero, fine. L'ha detto lui, l'ha detto un'autorità, e quindi se l'autorità dice delle cose devono essere vere. Da quel momento invece le cose cambiano, perché con il metodo scientifico l'ha detto lui non vale più, non basta, non è sufficiente, l'ha detto lui, magari si sbaglia, quindi dove sono le prove? Quindi ecco che arriva la necessità di fare un esperimento, di mettere alla prova queste affermazioni. Il setaccio che dicevi prima e che citava Piero Angela è proprio questo, cioè la possibilità di verificare, di scremare quello che invece può avere altre spiegazioni, trattenendo quello che in realtà è più probabilmente vero. E funziona questo come? Attraverso la verifica di tutta la comunità scientifica. Quando qualcuno dice ho scoperto, ho fatto una scoperta, no, non basta che dico ho fatto una scoperta e che dico l'ho fatta così, deve rendere pubblica questa sua scoperta, deve far capire come ci è arrivato, che strumento ha usato, in che ambienti, in quali condizioni, in modo da dare tutti gli altri ricercatori che si occupano della sua materia la possibilità di ripetere quel tipo di esperimento e ottenere, se fanno le cose nello stesso modo, lo stesso risultato. Se non ci riescono, allora cominciano i problemi, nel senso che se tutti non ci riescono, ci riesce solo uno, o quell'uno lì sta sbagliando qualcosa di grosso, o magari quell'uno lì sta, diciamo, truccando le carte. Tu pensi che negli ultimi 20 anni siamo in una società che ascolta chi vuole dimostrare qualcosa? Allora, chi ascolta, diciamo, perché per ripetere, ecco, sì, l'hai detto benissimo, no? Qualcuno scopre qualcosa, vuole condividere, cioè, vuole essere ascoltato proprio perché, cioè, qualcun altro ripeta gli stessi esperimenti e gli dia manforte. Allora, ci sono delle regole che bisogna seguire. Se tu vuoi fare scienza, devi seguire le regole della scienza. Se vuoi fare qualcos'altro, seguirai le regole di qualcos'altro. Ma se vuoi fare scienza,
devi per forza seguire le regole della scienza. E la scienza prevede che se tu fai una scoperta devi scriverla in un certo modo, devi fornire determinati dettagli, prove, eccetera, devi pubblicare su una di quelle riviste scientifiche che hanno dei controllori, si può dire, cioè quelli che esaminano il tuo esperimento, vedono se ci sono dei punti deboli che lo segnalano, anonimi naturalmente, non sanno chi sei tu loro, e tu non sai chi sono loro, e poi se rifai l'esperimento e continui a ottenere quel risultato ed è interessante, viene pubblicato e viene messo a disposizione di tutti. Quindi da questo punto di vista, come funziona appunto la procedura, il percorso scientifico, se qualcuno fa davvero queste scoperte e segue questo percorso, certo che viene ascoltato e osservato. Le cose sono diverse quando qualcuno dice: ho fatto una scoperta, ma però non ve la faccio vedere, sennò poi magari mi rubate l'idea, perché magari... Ecco, questa, e l'abbiamo vista tante volte in Italia, fa sospettare che invece c'è dietro qualcos'altro, no? Quindi non sta seguendo un percorso scientifico, probabilmente cerca qualcos'altro. Senti, ma sì, in questo libro c'è appunto questo viaggio scientifico, però che tu compi inserendo dentro delle arti. Cioè, a me hanno colpito soprattutto dei capitoli in cui ci stanno dentro dei libri, dei personaggi della narrativa, sia essa di fantascienza, oppure un grandissimo come Shakespeare. Ma c'è il capitolo, il rifiuto dell'incertezza, in cui tu riporti proprio uno stralcio del Macbeth, bellissimo, e dopodiché ci rendi partecipe di quello, io non anticipo nulla, sa che succede, perché questa insomma tendenza a fare ciò di cui insomma Macbeth ci racconta esiste adesso, ha un nome ha un nome vero e proprio. Ecco, oltre a questa domanda sulla apofenia, vero, si chiama così, mi piace che tu ci raccontassi anche come proprio ti sei inventato come struttura proprio narrativa di questo libro, perché poi non è un saggio, cioè è difficile, cioè e poi questo è il bello dei libri, quando tu non riesci a incanalarli in un genere. Ecco, come ti sei anche divertito a metterci dentro Shakespeare, ma anche Il Signore delle Mosche, anche film, anche Harry Potter. Ma questo è un po' il mestiere, no? Io, sapete che appunto dicevi prima, ho avuto questa grande fortuna di conoscere, di lavorare, di essere vicino a una figura come Piero Angela per tutta la mia vita adulta, posso dire, l'ho conosciuto a 18 anni fino all'ultimo. E lui davvero mi ha insegnato, ma l'ha insegnato a chiunque voglia fare divulgazione efficace, che se vuoi rendere qualcosa comprensibile, accessibile, non basta essere chiari, no? Quindi aver capito a fondo la materia, devi anche essere interessante, devi trovare il modo per rendere quello che vuoi raccontare, che vuoi spiegare, affascinante, interessante, curioso, divertente magari a volte, no? E ci sono tante possibilità, ovviamente costa più fatica che non mettersi lì a elencare dei fatti, ma io credo che sia il valore aggiunto di un libro che vuole fare divulgazione, come in questo caso, ed è anche, se vuoi, una di quelle parti divertenti, dove davvero devi trovare l'esempio che non solo fa capire il punto che vuoi trasmettere, ma probabilmente accende anche nella mente di chi ti sta leggendo, di chi ti ascolta, ricordi e esperienze, magari ha letto quelle cose lì, magari se le ricorda, le guarda da un punto di vista diverso e riesce a collegare cose che magari prima non pensava si potessero collegare. Quindi è una sfida, se vuoi, per chi fa questo lavoro, ma molto, come dire, da molta soddisfazione quando poi chi la legge, chi ti ascolta, coglie tutti quei dettagli. Appunto, permettimi di aggiungere un'altra cosa, perché questo aspetto del libro proprio mi ha affascinata. In questo percorso, in questo viaggio, noi scopriamo anche come appunto tu sei riuscito a indagare anche nella narrativa, quindi anche comunque a proporci quello che poi era risvolto anche sociale del tempo, le credenze appunto del tempo radicate anche in autori come Shakespeare. E c'è un altro bellissimo capitolo, io qua mi sono segnata delle cose, in cui ci metti dentro anche Conan Doyle, che è uno scrittore, insomma, a me carissimo, e quindi con lui, col suo metodo, del suo personaggio così rigido e rigoroso, però anche Conan Doyle aveva bisogno di
credere, a un altro personaggio che gli dava proprio quella certezza, no? quella sicurezza che lui cercava. La strana coppia. La strana coppia. Ecco, raccontaci solo chi è questo personaggio e come appunto e Conan Doyle così scientificamente quasi impeccabile invece poi cadesse anche in questo aveva dei risvolti diversi, sì. E Conan Doyle, per chi non lo sa, lo sappiamo tutti, il papà di Sherlock Holmes, no? Il papà è il creatore proprio di detective razionale, logico per eccellenza, un detective che risolve i casi usando l'intelletto, l'osservazione, la capacità di deduzione, come dice lui, quindi molto scientifico, tra virgolette, diciamo. Dico diciamo perché ho appena fatto un podcast però che si chiama Pensa come Sherlock, dove proprio vado ad analizzare il modo di ragionare, di pensare di Sherlock Holmes, quindi vabbè, ce ne sarebbe da parlare molto. Ma in questo caso particolare è interessante, ne parlo nel libro, perché creatore di Sherlock Holmes non era esattamente così razionale. Probabilmente sì, l'indagatore dell'incubo era un po' più Dylan Dog, ma neanche tanto indagatore, nel senso che a un certo punto, ed è comprensibile, ma qui bisogna sempre ricordarsi che parliamo di persone che vivono delle esperienze. Aveva perso un figlio durante la prima guerra mondiale, Conan Doyle, e quando ha trovato qualcuno che gli prometteva di poter parlare ancora nell'aldilà con il figlio, ci ha creduto subito, non si è neanche posto quasi il problema, e quindi era diventato un po' il bersaglio di tutti coloro che volevano approfittare di questo suo profondo bisogno. Aveva un amico però, come dicevi tu, la strana coppia, e questo amico era Harry Houdini, il mago, l'illusionista, il più grande prestigiatore di tutti i tempi. Harry Houdini, oltre al fatto che ancora oggi ci ricordiamo il suo nome, è morto nel 1926, sono quasi 100 anni, eppure è rimasto. Oltre a essere appunto un grande artista della fuga, riusciva a fuggire, a evadere da qualunque tipo di costrizione, di prigione, di manette, di qualunque cosa, era anche, se vogliamo, un indagatore a suo modo di fenomeni misteriosi, occulti, spiritici, come andavano di moda all'epoca. E questo è ciò che li ha avvicinati, no? Questo interesse per il mondo dell'occulto. Solo che Conan Doyle aveva questo approccio molto, come dire, molto positivo, molto credente in questo tipo di fenomeni, e non accettava, come dicevamo prima, no, il pregiudizio di conferma, chiunque sollevasse dei dubbi lo scartava, trovava giustificazioni. Houdini aveva il percorso opposto, nel senso che lui, essendo un creatore di magie, di trucchi, di illusioni, sapeva benissimo come è facile creare certe cose e farle credere come vere a chi le guarda. Ovviamente Houdini lo faceva per intrattenere il pubblico, non aveva mai detto io ho dei poteri paranormali, magici o chissà che altro, diceva io uso dei trucchi, ma il bello è che poi non me ne accorgevo. Ma Conan Doyle questo non, come dire, non riusciva a farselo mandare giù, anche perché, se vogliamo, al di là del suo desiderio di credere, c'era anche la convinzione di essere un po' immune a qualunque tipo di inganno, no? Chi la può fare, uno come me, ho inventato Sherlock Holmes? Un po' questo era il sottotesto. E invece cosa succedeva? Che molto spesso gliela facevano sotto il naso anche dei bambini. C'è un caso famosissimo in cui due ragazzine, due bambine inglesi, due cuginette, che avevano fatto delle fotografie nel giardino giocando, quelle fotografie avevano iniziato a circolare, a girare, erano finite nelle mani di Conan Doyle, e ritraevano queste bambine nel giardino con delle fatine. Delle fatine piccoline, lì loro che sorridevano e guardavano le fate. Conan Doyle, siccome era convinto di poter riconoscere il falso o quant'altro, aveva già deciso che quelle foto erano vere. Perché? Perché i bambini non possono mentire, non sono capaci di mentire a degli adulti. Non si ricorda, non ha mai cresciuto lui i bambini, o non è mai stato intorno dei bambini. I bambini magari hanno la capacità di vedere cose che gli adulti non sanno. E quindi questo per dire, ma la cosa interessante è che tutte le volte che Houdini gli diceva guarda che è facile farsi ingannare se non conosci i trucchi, poi ti spiego come funziona, ma no, tu dici così, ma in realtà tu hai i poteri
veramente autentici, paranormali, e dici che usi trucchi perché sennò i tuoi colleghi ti butterebbero fuori dal club dei maghi, e invece usi dei poteri. No, no, ma li creo io questi trucchi, so benissimo cosa fare. No, non te li posso svelare, faccio il trucco. No, dici così. Insomma, c'è un episodio in particolare che ho trovato all'epoca in cui scrivevo un libro che raccontava questa amicizia, questa storia tra Houdini e Conan Doyle, che fa capire fino a che punto poteva arrivare uno come Conan Doyle. Allora, l'episodio avviene a New York e io ho trovato una lettera in cui Conan Doyle ringrazia il suo amico dopo essere andato a trovare. Conan Doyle veniva dall'Inghilterra, era in America per un giro di conferenze, passa da New York e va a trovare Houdini che viveva a New York. E quindi va a cena, vanno, stanno insieme, poi vanno a teatro. E nella lettera scrive tutto questo, ma scrive: caro amico, è bellissimo stare con te, in tua compagnia, a casa tua, con la tua famiglia, tua moglie, che libreria straordinaria che hai, dei libri meravigliosi, devo tornare a vederli. Poi siamo andati a teatro, è incredibile, appena sei entrato tutti si sono alzati, ti hanno fatto un'ovazione, ti hanno chiesto di stare sul palco, sei veramente un personaggio straordinario. Ma la cosa più incredibile che ho visto io questa serata è stato poi nel taxi, quando ci hai accompagnato in albergo alla fine della serata. Ecco, lì ho avuto la prova che tu sei il più potente medium che sia mai vissuto sulla faccia della terra. Mi hai dato proprio la prova davanti ai miei... E andava avanti così a raccontare, ma non diceva cosa aveva fatto. Cosa mai avrà fatto Houdini per sconvolgere Conan Doyle a questo punto? Non si capiva, non lo diceva e non trovavo riferimenti, i giornali ovviamente non ne parlavano. Finché mi capita, da un collezionista privato, di trovare le pagine del diario in cui lo stesso Houdini raccontava la sera, la stessa identica sera in cui si erano incontrati. Tutti e due erano abbastanza grafomani. E Houdini racconta appunto le stesse cose. È venuto a trovarmi con Andoio, abbiamo fatto questo e quell'altro, sono andato a te. Poi l'ho accompagnato in albergo. E lì racconta che cosa succede in quel taxi. Immaginate un taxi a New York, inizio del Novecento, buio, no? Cosa mai può aver fatto? Beh, leggo che cosa ha fatto, rimango molto colpito. È una cosa molto singolare, non facile. Come dire, ci ho messo del tempo a imparare a capire esattamente che cosa succedeva, ma penso di aver intuito. Ora, chiaro che sarebbe necessaria una concentrazione, una capacità di evocare, no, delle abilità che sono di me, ovviamente posso sforzarmi di tentare, ma non assicuro niente. Non so se poi è una cosa che voi volete vedere, può essere, ti può interessare, sì. Può interessare, questo va davanti. Diciamo che, appunto, non garantisco, ho bisogno di usare le mani, posso chiedere se mi tieni il microfono così? Magari mi alzo così mi vedete meglio in fondo, perché mi spiace. Allora, mi vedete? Non so se si vedono, speriamo di sì. Allora, vi assicuro che è esattamente questo, ci ho messo del tempo io a capire come fare e ripetere questa esperienza. Concentra. Devo concentrarmi anche voi, mi raccomando, concentratevi, mandatemi pensieri positivi. Domani potrete raccontare, ma io ho visto una cosa che solo 100 anni fa, una volta lungo un secolo, ho usato le sue mani, non aveva strumenti particolari, se non riesce, amici come prima, vedete, giusto? Proviamo. Stoppiamo la videochiamata. Esattamente questo, quello che è successo. Mamma, si fanno i bambini. Si fanno i bambini. Un gioco che fanno i bambini di 4 anni alle feste di compleanno. Esattamente. C'è due nipotini, quindi. Conan Doyle non poteva spiegarsi questa cosa, diceva: questa è la prova che tu sai smaterializzare il tuo corpo, così che esci dalle prigioni, fai i pezzettini, esci e poi ti ricomponi. Senti, a proposito di questo, nel libro vengono, insomma, fuori, diciamo, due domande che poi sono anche poi due concetti, che sono curiosità e dubbio. Certo. Che rapporto c'è tra
queste due. Un legame strettissimo, nel senso che sono proprio i motori della scienza, la curiosità e il dubbio. Perché? La curiosità perché farsi domande, vuole sapere le cose, non accontentarsi, vuole sempre scoprire qualcosa di più. Il dubbio però è necessario, perché se non dubiti, se non metti in discussione le cose, se non ti fai appunto delle domande, è difficile trovare qualcosa di nuovo, no? Se pensi di avere già scoperto tutto, se pensi di avere già tutte le risposte, ti fermi lì, è la stagnazione, non vai avanti. Se ti fai domande, se ti metti in discussione e vuoi vedere se ci sono risposte mettendo alla prova, ecco che inizi magari a trovare anche delle cose che non ti aspettavi. E c'è di questo proprio nella scienza che è bello, il carattere di umiltà. No, a volte sembra difficile pensare che chi fa scienza sia umile, anche perché magari in televisione vedi certi personaggi. Infatti stavo per dire proprio questo, diciamo, ultimamente di umiltà abbiamo visto molto poca umiltà in televisione. Ma questo qual è il problema? Che si tratta di persone, si tratta di esseri umani, e come tali, no, gli scienziati non sono, no, delle divinità, anzi sono appunto esseri umani, possono come dire, avere difetti di vario tipo. Ma il delirio ogni tanto, esagerare, per pensare di aver già scoperto tutto, e quindi l'umiltà si va a quel paese, ma quello non è l'approccio scientifico, quello è la tua megalomania, magari, perché tu sei fatto così, ma l'approccio vero della scienza è quello di dire: io non so, io fin qua penso di aver capito queste cose, ma domani, se emergono nuovi dati, magari vengo smentito, magari scopriamo qualcosa ancora di più importante, di più grande. Quindi essere sempre aperti alla trasformare, al cambiare idea, ovviamente di fronte a prove, evidenze, a conferme che siano solide, no? Non basta, come dicevamo prima, dirlo, basta, bisogna proprio dimostrarle. Però questa è proprio una di quelle cose fondamentali nella scienza. Chi non capisce questo non capisce la scienza e pensa che abbia tutte le risposte. E in un cassetto, ci sono un armadio pieno di cassettini con tutte le risposte a quello che succede. Non è così. Di fronte a un fenomeno nuovo, come abbiamo visto in questi anni, no, con la pandemia, non puoi pensare ad avere già la soluzione in tasca. Bisogna studiare, bisogna capire. E questo spiega anche perché all'inizio magari uno dice una cosa, uno dice un'altra. Ma nella scienza, quando succede questo, è capito perché è normale avere opinioni diverse all'inizio. Sono opinioni. Poi però, sulla base degli esperimenti, queste opinioni si trasformano e diventano fatti accertati, e si vede che questi qua avevano ragione, quegli altri avevano fatto ipotesi, ma che non senza sono nessuna validità. Chi invece guarda in televisione i programmi che abbiamo visto, quei dibattiti, non capisce niente, perché bombardato, uno dice una cosa, uno dice l'altra, e la gente a casa dice: beh, anche gli scienziati ci capiscono niente, quindi cosa succede? È stato un pessimo modo di raccontare e di presentare un problema che invece andava reso accessibile a tutti. Tornando alla parte sociale di cui parli nel libro, cioè questa evoluzione ci accompagni nella scoperta di quello che della curiosità, appunto, e del dubbio nel corso dei secoli. Ma in questo momento storico, da un punto di vista sociale, che tipo di società siamo adesso? Siamo una società che vive in un mondo, diciamo così, in cui la profondità manca, no? In cui la superficialità va meglio molto spesso. Purtroppo lo vediamo un po' dappertutto, ma anche gli strumenti a cui noi ci affidiamo per informarci, per conoscere, il web in particolare, vanno di corsa, vanno in fretta, cercano di dare notizie che in qualche modo ci colpiscano, ma non vanno a fondo. E questo naturalmente fa leva su meccanismi, ancora una volta, in noi molto profondi, quello delle emozioni in particolare. Chi fa i titoli più esaltati, i titoli che ci accendono emozioni, che siano di rabbia, di indignazione, di paura, probabilmente è quello che ha più successo, perché sveglia in noi quei sentimenti, ma soprattutto quelle reazioni innate, involontarie, istintive di difesa, di allarme. Qualcuno fa questi titoli, noi vogliamo saperne di più, ed ecco allora che compriamo quel giornale, guardiamo quel programma, clicchiamo su quel link, su quel video, su quel titolo che ci ha colpito. Però questo è il primo indizio che dovrebbe metterci in guardia contro questo tipo di notizie, perché
è molto probabile che chi le ha scritte in quel modo, chi le ha messe lì, aveva come obiettivo proprio quello, cioè in qualche modo di manipolare la nostra scelta, di farci andare lì, cliccare, condividere. In questo modo ci si guadagna anche, perché sapete, chi crea queste anche bufale a volte, no? Sa benissimo che ogni volta che arriva un click arriva dei soldi dalla pubblicità, e quindi più la gente clicca più soldi questi guadagnano. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che tutti noi ci fermiamo davanti alla lite, guardate i dibattiti in televisione, no? Più la gente litiga più gli ascolti si alzano, che è una pessima abitudine, una pessima tendenza se vogliamo, perché non aiuta la comprensione di nulla, semplicemente soddisfa quella... La voglia di sangue. Appunto, la voglia di sangue al Colosseo, no? Dei gladiatori. Ma è così, la funzione educativa, informativa viene persa, se non in pochissimi... Sì, perché poi succede anche con la cronaca, alla fine questi delitti, cioè siamo tutti detective, certo. Siamo tutti, cioè troviamo subito il colpevole, quindi questo modo di comunicare, tu che sei insomma un grande comunicatore, prima hai detto pure che c'hai, a parte che ci seguiamo su YouTube, insomma, fai podcast, ecco, perché secondo te in questo periodo in cui, cioè, la tecnologia c'ha anche dei risvolti positivi, diciamo, ci ha aiutato... La tecnologia è un mezzo, cioè, questo ci tengo perché, molto a sottolinearlo, appunto, dico perché c'è questo cattivo uso. È come per tutta la tecnologia, no? È un mezzo, è uno strumento, non è né buono né cattivo, dipende dall'uso che ne facciamo noi. E dobbiamo insegnare come usarlo, e quello che manca è proprio questo, in tanti ambiti. La capacità di insegnare come utilizzare determinati strumenti. E andrebbe fatto già a scuola, già alle elementari. Anzi, non piccoli. Dico, perché sono due, dall'asilo devono iniziare. Loro sono nativi, loro no? Già appena nati, già gli mettono in mano l'iPad. Io vedo bambini di 3 anni, perché ho fatto la recita, che... Io che ne tengo 75, non riuscivo a vedere il coso là sotto. Sì, però attenzione, facciamo una distinzione tra utilizzatore e persona che capisce. È come un medicinale, perché se tu ti bevi tutta la bottiglia in un solo go, muori, o devi saper dosare. Non, devi anche sapere che cosa stai maneggiando. È logico, è medicinale, sai quello che stai fando, no? Non per niente può essere pure un veleno. Quindi la tecnologia è come se fosse un medicinale che tiene il rischio di diventare un veleno. Tutte le cose, insomma, non se noi ci pensiamo... In tutto. Sì, ma dall'invenzione della stampa, la radio... La macchina, la tutti stessa. Quanti questi strumenti, oggi l'intelligenza artificiale... Che lui si è andato... Possono in qualche modo essere usati per creare falsità, ma allo stesso tempo possono darci un sacco di benefici, no? Bisogna usarle nel modo giusto e abituarsi anche da fruitori a capire che cosa stiamo osservando e a sviluppare delle capacità, insomma, di verificare, no? Cosa che ahimè non viene insegnata più delle volte, ma sarebbe necessario. Che cosa aiuta la predominanza di un gruppo rispetto ad un altro nella società odierna, considerando i mezzi che abbiamo a disposizione? Non so se la domanda è stata... Allora, nel libro tu parli di questa, appunto, la capacità di appartenenza, dell'importanza dei gruppi, dell'importanza del confronto dei gruppi quando si contrastano, quando decidono di fare alleanze. Allora, immaginiamo, fai anche delle riflessioni molto importanti su quella che è la dimensione massima di un gruppo perché funzioni. Oggi, grazie anche appunto alla tecnologia, no? Questa famosa globalizzazione che si è rivelata un grosso flop, che poi in realtà è una globalizzazione virtuale, perché continuiamo a vivere in gruppi che sono, i gruppi reali in cui viviamo sono a forza di cose gli stessi, costituiti dalle persone con cui continuiamo ad avere anche dei contatti fisici. Considerando quindi la contemporaneità, il momento storico in cui stiamo vivendo, come c'è un modo in cui un gruppo, il gruppo diciamo dei buoni, può prendere una direzione e diventare guida perché l'essere umano non arrivi alla sesta estinzione? Dobbiamo ricordarci che tutti i gruppi pensano di essere buoni.
è difficile capire qual è. Allora, diciamo, diamoci, ecco, sì. da metodo, diamoci l'obiettivo. L'obiettivo è non estinguersi. Ecco, non estinguersi è un buon obiettivo, ecco. No? Direi che... Qual è il problema? Che per alcuni, no, non estinguersi può voler dire cambiamo il modo in cui viviamo, che evidentemente ci sta portando in una strada da cui può essere molto difficile uscire, e l'altro gruppo dice magari no, per quella strada lì distruggiamo tutto, non sarà possibile rimettersi in piedi, quindi no, poi non è vero, poi arriva la negazione dei fatti, lo vediamo tutti i giorni, questa è un'interpretazione, invece magari le cose vanno diversamente, parlo dei cambiamenti climatici per esempio, no? E allora il problema è che le evidenze, qui ce le abbiamo, le evidenze scientifiche, i fatti sono quelli lì, non è che puoi cambiarli, non ti piacciono, capito, ma questi sono. Non è nemmeno quello che vuole il gruppo, diciamo così, che non vuole fare nulla o che vuole evitare di cambiare lo stile di vita, di cambiare, di, magari di perderci economicamente. Gli basta in qualche modo alimentare la discussione, il dubbio. Facciamo moina la nuvola d'anzo. Proprio quello. Perché finché la gente discute, non ha le idee chiare e non capisce che davvero stiamo andando in una certa direzione, si va avanti. E questo è successo, l'abbiamo visto nella storia tante volte con il fumo, pensate, le sigarette. Negli anni 50, 70 anni fa, c'erano già gli studi scientifici che dicevano che sigarette provocano il cancro del polmone, c'è proprio discussione. I produttori di tabacco, ovviamente, messi di fronte a queste informazioni, dicevano o cambiamo completamente il nostro mestiere, era un peccato perché la gente vuole fumare, soprattutto le sigarette danno dipendenze, quindi vorranno fumare sempre di più la nicotina, no? E allora cosa facciamo? Non possiamo smentirle, perché quelli sono, se fai gli esperimenti, quelli sono i dati che vengono fuori, prova che effettivamente è il cancro, ma non è importante smentirli. Pubblichiamo degli altri studi che dicono che invece no, non è così chiaro, magari altri studi che dicono è tutto ancora poco, bisogna fare altre verifiche. Chiama sì manipolazione. Esattamente, mercanti di dubbi, no, vengono chiamati. E questi studi però non ci sono, ma li facciamo noi. Abbiamo degli amici che, pagati profumatamente, li pubblicano questi studi. E quindi ecco che si crea questa confusione nella testa delle persone. E questo è andato avanti per 50 anni, quindi vuol dire che prima che entrassero in vigore delle leggi che ponevano delle restrizioni, almeno nei luoghi pubblici, che facessero capire i danni del fumo sul pacchetto di sigarette, no? Poi ognuno che vuole fumare fuma, ma almeno sapere esattamente cosa va incontro, sono passati 50 anni e per cui una generazione, due generazioni di persone, ci sono stati milioni di morti per il cancro al fumo. Ma eppure è così, e la stessa cosa l'abbiamo vista con l'amianto, l'abbiamo vista con i gas che poi provocavano con la terra dei fuochi adesso, che non è limitata soltanto al sud. Esattamente, e oggi lo vediamo con i cambiamenti climatici, creare una bella confusione e tirare in lungo finché si può guadagnare su questo. Senti, però torniamo un po' a dei mondi un po' fantastici. Sì, così sì, prima di abbiamo, appunto, sì, prima sì, di dare la parola al pubblico, che sì, devo dire che è qui seduto da tempo, mi piace, ecco, concludere con altri libri che tu, perché guarda, questo libro tuo mi ha proprio colpito, questo tuo mettere dentro tanta narrativa. Allora, prima vi ho detto, no, che c'è la narrativa fantastica, insomma, il fantasy, la fantascienza. Cioè, a noi comunque piace credere in quella fiction narrativa, e tu ci spieghi anche perché, oltre che ci piace, gli scrittori hanno avuto comunque questa capacità di trasportarci in mondi completamente inesistenti, però trasmettere nel lettore anche una sorta di dipendenza bella, nel senso bello della parola, ad alcuni luoghi, ad alcuni personaggi. Beh, anche lo stesso Sherlock Holmes, alla fine molte persone credono che esista, no? Che esista davvero, ci si lega a dei personaggi, come insomma anche altre figure, però soprattutto, ecco, la capacità che hanno avuto i narratori, soprattutto quelli del passato, i classici, di capire qual era il piccolo segreto, forse, ecco, per non esagerare e per riuscire a rendere credibile
qualcosa di incredibile. E tu parli di questo facendo poi un paragone invece con un fatto che spesso è sui giornali, questo anche delle Madonne che piangono, tutto quest'altro aspetto. Beh, dedico una parte del libro proprio al potere che hanno le storie, che anche questa è una di quelle cose che ci accompagna da sempre, se ci pensiamo. Chi riesce a raccontare delle storie di qualunque tipo incanta il pubblico e le persone che l'ascoltano. E una volta, sempre i nostri antenati che non avevano libri, non scrivevano, non avevano altri mezzi per trasmettere conoscenze, tradizioni, abitudini, pratiche, tecniche per cucinare, per andare a caccia, eccetera, lo facevano per via orale, le raccontavano, le spiegavano. Ma se lo facevi con una storia, c'era una volta un bambino che andava, lo raccontano i bambini della tribù, del gruppo. Quella storia, come le favole ancora oggi, no? Trasmettono, oltre a qualcosa che tiene incantati, trasmettono delle informazioni, delle emozioni, magari che a furia di sentirle ti restano impresse e poi nella tua vita le impiegherai. Quindi siamo sensibilissimi alle storie. Non appena c'è l'accenno di una storia, stiamo ad ascoltare. Se poi è fatta bene, è costruita bene e tocca quelle leve che deve toccare, rimaniamo incantati. Quindi è davvero uno strumento importantissimo, ed è sulla base delle storie, come racconto, che si sono costruiti imperi, oppure che altre civiltà sono state distrutte perché avevano una storia contrastante a quella di chi invece voleva imporre la propria storia, di qualunque tipo naturalmente. Ecco, capire questo ci fa capire davvero quanto è potente, e ce ne rendiamo conto anche semplicemente senza guardare appunto ai conflitti o alle lotte ideologiche di qualche tipo, guardando la pubblicità. Spesso le pubblicità sono delle piccole storie, dei piccoli racconti, e lo sanno benissimo i pubblicitari, perché è anche questo, non spoileriamo, perché c'è un capitolo proprio dedicato ai pubblicitari. Okay. Invece lasciamo spazio a qualche domanda molto dal pubblico. Volentieri. Prego. Il microfono. Chi vuole? Posso iniziare? Certo. Ok, Massimo, giusto una domanda. Quale potrebbe essere, secondo te, l'atteggiamento, uno degli atteggiamenti per rapportarci alle nostre credenze, visto che comunque sono qualcosa che si crea anche automaticamente, no? Io, dato i video, ho imparato ad avere un atteggiamento un pochino più cauto, tipo la credenza di oggi potrebbe non essere quella di domani perché cambierò. Magari ci sono altri atteggiamenti, altri, non so, voglio fare uno spoiler del libro. Magari, non so, quale potrebbe essere, magari anche il tuo, di rapportarti a, visto che non abbiamo tutti tempo, forze e competenze per poter approfondire tutto, certo. Di tutto, quindi era giusto una curiosità mia. Grazie. E questo è un bel modo, cioè quello di essere aperti al cambiamento, ascoltare, capire, mi sembra interessante, mi sembra plausibile questa cosa, magari potrebbe venire fuori qualcosa che la smentisce, quindi per adesso mi sembra, no? Passo alla volta, sì, perché se noi pensiamo di avere subito la risposta definitiva su qualcosa, rischiamo di impantanarci in quella convinzione e non ne vogliamo più uscire, o non ci riusciamo più a uscire, e quando arrivano quelle invece più solide non le vogliamo vedere, le respingiamo, oppure insomma se invece siamo pronti o disponibili, ecco, all'ascolto, quella probabilmente è la cosa migliore. Non è facile, perché richiede più fatica, no? Più facile dire vabbè, questa è la risposta, insomma, ho capito tutto. Diamo un'altra domanda. Prego. Buonasera, le volevo chiedere come si fa a trasmettere l'eredità di Piero Angela, ossia mi spiego meglio, come si fa a fare divulgazione avvincente e divertente, però allo stesso tempo senza che si cada nella banalizzazione, oppure diciamo trasmettere quella che è la complessità del metodo scientifico e delle discipline scientifiche, appunto. Grazie. Beh, grazie per la bellissima domanda. E una delle cose che diceva sempre Piero Angela è che il divulgatore non deve avere la pretesa di esaurire un argomento, no? Adesso ti dico tutto quello che devi sapere su quell'argomento. No, l'obiettivo del divulgatore è parlarti di quella cosa, di quell'argomento, darti dei punti verificati, un punto accertato, farlo in una maniera, come dicevamo prima, che sia interessante, ma lasciarti con una curiosità, quindi accenderti nella testa una lampadina che ti dica, beh, ma è interessante, voglio saperne di più. Credo che il solito, se no ti la sembra.
Grazie, allora. Sì. Mi alzo se non mi vedi. Ciao Massimo, benvenuto a Napoli. Grazie, ciao. Mi piace fare un gioco di parole sul titolo del tuo libro. È piuttosto incredibile che, nonostante i successi straordinari della scienza moderna, è piuttosto incredibile che ci sia un esercito di persone che seguono il metodo scientifico sempre con più attenzione, ma c'è anche un esercito che si ingrossa sempre di più di gente che crede a tutt'altro, quasi all'opposto. E quindi il CICAP e entità e istituzioni come il CICAP fanno un lavoro massacrante per cercare di accorciare questa divergenza che si crea. Naturalmente tu l'hai spiegato in molti libri, in molti interventi, che questo è un fenomeno psicologico ancestrale, ma davvero, in poche parole, come possiamo spiegarci questa cosa assolutamente incredibile? Nonostante si abbiano tutti gli strumenti ormai a disposizione per verificare certe cose, continuiamo a credere a tutt'altro, semplicemente forse per la paura di doverci abbandonare a delle realtà, a delle... Questo è anche uno dei motivi, mi no? sa che ha detto la parola chiave, paura. Quella sì, la paura entra in gioco molte volte, lo diceva molto meglio di me Pasolini, quando ha detto, per esempio, che le teorie, parlando delle teorie del complotto, no? Le teorie del complotto ci fanno delirare perché ci sollevano dal peso di doverci confrontare con qualcosa che ci spaventa da soli. E molto spesso è così, cioè preferiamo immaginare una grande macchinazione voluta da 4-5 potenti nascosti in una stanza fumosa che decidono le sorti del mondo, anziché pensare che una catastrofe si è verificata per un caso sfortunato e per semplicemente perché a volte capitano queste cose, no? Perché? Perché contro la catastrofe il caso cosa puoi fare? Niente, contro i 4-5 che si ritrovano puoi nemmeno pensare, illuderti di pensare, beh, andiamo a fargliela pagare, andiamoli a cercare, andiamo a rimettere le cose a posto. E quindi tante volte queste teorie del complotto, per esempio, sfruttano quel meccanismo di rassicurazione, paradossalmente. Ti dico che c'è un complotto e ti rassicuro, sì, perché pensi che tutto è calcolato, tutto è voluto, che il mondo è come un orologio. Se ti dico invece che siamo in balia del caso, che può succedere di tutto da un momento all'altro, è più inquietante di sicuro. Grazie. Grazie a te. Io volevo fare una riflessione su una cosa che avevamo detto prima e poi una domanda. La riflessione sul discorso che facevamo sulla tecnologia, sul fatto che fosse un mezzo. E, parto dal fatto che una volta ho assistito a una lezione magistralis di Galimberti sull'uomo e la tecnica, che vi consiglio di guardare su YouTube perché c'è e racconta proprio di quello che dicevamo, cioè del fatto che il cervello nell'essere umano è praticamente lo stesso di 5-6 mila anni fa, ma la tecnologia, la tecnica non è per niente la stessa, quindi questo che crescerà sempre di più e ci porta davanti a dei problemi che vediamo nella vita quotidiana. Per esempio, a me una volta è capitato di assistere a questa cosa assurda. Tutti quanti sappiamo come funziona una borsa frigo, cioè se metto una cosa calda me la tiene calda, se metto una cosa fredda mi tiene una cosa fredda. Una volta mi è stato preparato un pranzo e all'interno della borsa frigo c'era un primo piatto caldo cucinato e dentro lo yogurt e la frutta anche, tutto nella stessa borsa. Perché concettualmente la borsa frigo tiene calde le cose calde e fredde le cose fredde, ma evidentemente la persona non aveva capito come funzionasse. E questo esempio può essere banale sull'oggetto facile, cioè sull'oggetto borsa frigo, ma se poi lo riportiamo al cellulare o alla realtà virtuale o all'intelligenza artificiale, ChatGPT, capiamo come questo è un problema molto molto grande. E la domanda che volevo fare era su un'altra cosa, però. Durante la pandemia, diciamo, la fase iniziale della pandemia, Trump e tante altre persone hanno fatto di tutto, hanno detto di tutto, e da questo tante persone hanno avuto dei problemi, c'è chi beveva la mandeggina, tipo di tutto e di più. Però si è pensato di dare delle colpe a Trump solo quando poi si è andato ad attaccare, diciamo, a fare quel tentativo di colpe. Dovremmo, secondo te, cominciare a dare delle responsabilità alle cose che le persone influenti dicono prima che succeda qualcosa? E come si fa a stare attenti a non
puoi cadere nella censura, cioè trovare un equilibrio? Esatto, questa è una bella domanda, no? Uno come Trump che... Bolsonaro. Bolsonaro, ma ce ne sono tantissimi, no? L'abbiamo avuto in Italia. Allora, quando uno costruisce proprio la sua carriera politica sulle bugie, uno come Trump in maniera esplicita, Washington Post ne ha contate nei suoi 4 anni di presidenza 36.000 circa di bugie dette pubblicamente in dichiarazione. Ma fatte diventare verità. Il fatto è che poi non capisci più, questo è l'obiettivo, non è tanto quello di farti credere quello che dice, il fatto di farti arrivare al punto da dire boh, non so più a chi credere, quelli che dicono così, quelli che dicono così, ogni volta che c'era un'affermazione scomoda era una fake news per lui, e quindi è questo il rischio, no? E chi lo rendeva in qualche modo, esponeva gli scandali, metteva, come fanno il dovere dei giornalisti questo, dei giornalisti corretti e rigorosi, quello di mettere in evidenza le scorrettezze di chi ha il potere in mano, non veniva ascoltato però da chi sosteneva Trump, perché veniva ormai qualificato come beh, ma quelli sono nemici politici, lo fanno apposta, sono tutte notizie false. Quindi se non abbiamo qualcosa che condividiamo tutti da una parte e dall'altra, se non ci rendiamo conto che possiamo pensarla diversamente, ma dovremmo avere dei valori comuni, dovremmo avere dei riferimenti comuni che valgono per tutti, e allora la battaglia, la polarizzazione si intensificano e diventa sempre più difficile rendere responsabile chi a un certo punto trascende, no? È per questo che molto spesso chi ha questo tipo di approccio vuole mettere sotto controllo la giustizia, perché a quel punto controlla chiunque possa fare delle indagini e evita che le facciano su di sé. Ahimè, bisogna sorvegliare, come si dice sempre, e non è facile, e costantemente in tante parti del mondo lo vediamo, questo succede, è la regola in tanti paesi dove non c'è libera informazione, dove non c'è nessun tipo di libertà. Da questo punto di vista, chi dice qualcosa che va contro la narrazione ufficiale può finire in galera, può finire addirittura pena di morte. Dobbiamo sorvegliare e mai pensare che la democrazia, che la libertà di stampa eccetera siano scontate, perché non lo sono. Buonasera. Buonasera. Sono l'ultimo? Non lo so, non vedo. Ci sono io. No, io avevo una curiosità, mi piacerebbe avere uno spunto, diciamo che è collegato a quello che si è detto prima sulla tecnologia. Mi occupo di tecnologia, di formazione, sono socio del CIGA, come ce ne sono tanti altri qui stasera, sicuramente. E quindi mi interessa particolarmente. Tra l'altro li voglio bene perché gli esempi sono stati meravigliosi. Noi abbiamo parlato di tecnologia, ma in effetti ci siamo riferiti tutti un po' nella nostra mente al digitale e principalmente al consumo digitale. Per cui un grosso problema è quello, l'esempio della borsa Trigo è fantastico, uso le cose ma non so come funzionano, e quindi c'è un problema. Poi c'è il farmaco che è il rimedio e il veleno, che mi è sembrato perfetto, perché tra l'altro insomma, su un tablet nessuno mette un'etichetta tenere lontano dalla portata dei bambini, quindi è un po' un problema. Ecco, la mia curiosità, occupandomi di formazione, quindi volendo fare sempre qualche cosa in più, se c'è qualche idea condivisibile adesso su chi, cosa, come richiede un primo urgente intervento di formazione rispetto a quello che è il digitale, dalla produzione al consumo, a quel che sia. Ma è forse quello che dicevamo prima, cioè partire dai bambini, abituarli sì, a capire che sono strumenti che possono dare tantissime soddisfazioni, divertimento, gioco e quant'altro, ma abituarli anche a capire i rischi e le difficoltà e come funziona e le cose da non fare assolutamente, da non condividere, perché sembra una cosa sicura, ma in realtà è come andare in mezzo a una strada dove non sai chi c'è, può succedere di tutto, e non è semplice capirlo perché è uno schermo, in fondo cosa succede a mano. Parlo per esperienza personale, ho detto, cioè, 2 nipotini, da quando hanno avuto problemi con gli occhi, e non solo loro due, hanno passato la visita oculistica presso l'ASL e la dottoressa ha detto, guardate che voi correte il rischio di diventare ciechi, cioè no, che non vedete bene da lontano, non potete fare quello. Nel giro di 3 giorni hanno ridotto di oltre il 70% e hanno incominciato matite, pennarelli,
giochi manuali, Lego, i giochi della scuola Brescia, perché quello che oggi stanno perdendo i bambini è la manualità proprio di questo. Noi le mani sono il nostro secondo cervello e loro con quello, solo questo sanno fare. Quando posso vengono... dire una cosa? Non... da mamma. Lei parla dei suoi nipoti come dei bambini che vivono da soli, cioè no. Il tablet in mano ai bambini, chi ce l'ha rata? No, loro il tablet non lo hanno da me. E no, no, i genitori, no, ma no, e si è creato, si è materializzato. No, è perché c'è sta la comunità, perché quando vanno alla scuola e vedono che quello c'ha, perché io non lo devo avere? Una missione sociale. Ma com'è che poi, detto perché i bambini non sono. No, non hanno il tablet, loro hanno il telefonino. Sì, quello che sia. Nel momento in cui la dottoressa, lei parla come se avesse parlato direttamente con i bambini, non era molto. Ho parlato perché non stavo parlando. Il problema è che tu dice. E che fanno male, che loro poi lo vedono. E poi quando non lo sa, però scusatemi, c'è un signore che è entrato nel aspettando di fare la domanda. Chiedo scusa. Parlando di disinformazione scientifica, come pensa ci si potrà difendere dai malware di OpenAI e ChatGPT? Una bella domanda. E adesso in questo momento diciamo che ci sono a volte, no, anche degli elementi che possono insospettire l'immagine. Abbiamo visto appunto Trump arrestato, abbiamo visto il Papa con quel piumone bianco della Raptor, abbiamo visto delle cose improbabili e osservandoli magari notiamo che le mani sono strane, che ci sono dei dettagli, tutte cose che però l'intelligenza artificiale tra pochissimo correggerà e non farà più, no? Quindi diventerà sempre più difficile capire, ma quello che dicevo prima, sono momenti di passaggio. Quando è arrivata la stampa hanno iniziato a circolare libercoli e pamphlet che denigravano questo o quell'altro e la gente diceva ma le persone poi vedono queste qui e non capiscono che sta dicendo delle falsità perché è stampato sulla carta, quindi si è stampato. Stessa cosa l'ha detto la televisione. Poi pian piano iniziamo a capire che non necessariamente perché allora deve essere vero e sono processi, credo, in qualche modo la divulgazione certo, esercitare lo spirito critico, esatto. Esercitare come dire bisogna, sì, no, non è da tutti, è per quello che no, una delle cose che diceva Piero Angela è proprio questa. Beh, ai bambini, ai ragazzi a scuola un'ora a settimana di abituare a ragionare, cioè di metodo scientifico, di logica, di argomentazione, fare, come dire, sviluppare gli strumenti di ragionamento al di là delle nozioni che si imparano, perché le nozioni poi passata il periodo scolastico, la fisica, la chimica, è tutto importante saperlo, ma poi te le dimentichi, perché se non fai quel mestiere lì te le dimentichi quelle cose, ma il modo di ragionare, di far domande, di chiedere, sì, ma l'hai detto così, ma quali sono le prove, cioè di abituarsi, no, ad avere un percorso, forse potrebbe dare qualche strumento in più ai ragazzi, se fosse, no, una regola, se fosse obbligatorio così come sono altre ore che abbiamo a scuola. No, non tutti ce l'hanno, ma dico, dovrebbe essere far parte del... Quindi sono abituato a ragionare così, ma... Certo, e ci sono insegnanti che lo fanno meravigliosamente all'interno delle loro materie, ma questa è proprio, l'idea era proprio mettere una materia in più, un'ora in più, togliendone una, che ne so, che qualcos'altro, dedicata a questo, per 5 anni, più 3 anni di media, pian piano ti entra... Salve, buonasera professore. Io ho più che una domanda perché già hanno fatto domande molto intelligenti, mi sento un po'. La volevo ringraziare per due cose. Innanzitutto per essere venuto a Napoli, perché è una cosa che ci fa molto piacere. E in secondo luogo perché in un'epoca in cui si formano spesso le community, gli scientisti, gli scettici, i creduloni e così via, è molto facile sentirsi sempre dalla parte della ragione e di chi detiene la verità. Invece la scienza ci insegna proprio il contrario, che è l'arte del dubbio. Napoli è una città molto dubbiosa, molto scettica di natura, quindi io la voglio ringraziare per la compostezza dei suoi video, dei messaggi che trasmette, soprattutto quando vediamo 5.000 persone che si radunano in spiaggia cercando gli UFO, sono cose molto tra cui ci sono anche professori universitari che sono sicuramente più intelligenti di me, quindi la voglio ringraziare per il messaggio che lei trasmette, la compostezza appunto dei toni e anche trasmetterci questo dubbio che forse, anche se noi crediamo di essere dalla parte del giusto, forse ogni tanto non lo siamo. Tutto qua. Grazie.
volevo chiedere una cosa. È capitato anche durante la pandemia che persone a noi vicine, parenti, amici, credessero fermamente a queste teorie del complotto e magari l'altra persona cerca di portarle, però qual è l'approccio migliore? Nel libro ho voluto proprio mettere un capitolo che si chiama 12 suggerimenti pratici per le prossime cene in famiglia. Perché la cena di Natale, di Pasqua, arriva tutti i parenti, arriva anche lo zio che mamma mia si mette a parlare delle teorie del complotto e si litiga e non riesce a... Invece ci sono, diciamo così, possibilità per trovare un confronto, ma non tanto su quel tema lì, su cui sarà impossibile convincere lo zio che vuole credere al complotto, ma cercare di aprire un canale con quello zio. Allora, la prima cosa è proprio evitare di fare la discussione alla cena o di fronte ai parenti. Ne parliamo, prendiamoci un caffè io e te, zio, domani o un altro giorno, andiamo, mi racconti tutto quanto. E poi però facciamolo, perché tante volte parlando con chi si convince di aver capito tutto, di aver risolto i misteri del mondo, di aver scoperchiato il grande complotto, se gli parli, soprattutto se lo ascolti, più che cercare di spiegargli qualcosa, perché se inizi dicendo di no, ma le cose concrete sono delle scemenze, guarda, faccio vedere i dati, questi sono gli studi scientifici, queste sono le foto, queste... No, non cambierà idea, anzi si rafforza ancora di più, perché non è sulla base di un ragionamento che è arrivato a quella convinzione, è una scelta di pancia, come dicevamo prima, si sente più sicuro, si sente più qualcosa, si sente. Questi gruppi spesso sono molto accoglienti, gruppi di chi rifiuta, non so, il 5G o qualunque cosa, sono molto accoglienti perché ti fanno sentire speciale, ti fanno sentire uno che ha capito, un'altra a differenza del resto del mondo che vedo sugli occhi e non vede nulla, tu hai capito, fai parte di un'avanguardia, sei uno di quelli speciali che salverà il mondo, ti ricorderanno nei libri di storia perché fai parte. E quindi dall'altra parte ci sono invece i parenti che dicono tu sei fuori di testa, ecco, tra i due è chiaro che si sente più attratto dagli altri, allora se noi andiamo già lì trattandolo così lo perdiamo e non riusciamo ad aprire un canale, ma se ci avviciniamo ascoltando, raccontami, e ci facciamo raccontare cose che magari ci fanno mettere le mani nei capelli, ma noi stiamo fermi, tranquilli, e ascoltiamo tutte queste storie, arriviamo poi al momento in cui chiedo, ma come hai fatto a pensare queste cose, che sei convinto, qual è? Pian pianino magari viene fuori quali sono le strade che ha percorso, allora si può provare pian pianino a dire, ma questa cosa, quindi quello che questo personaggio che diceva queste cose ti ha convinto, anche se è lo stesso che diceva quest'altra cosa, magari una roba improbabilissima in cui è molto difficile credere, perché spesso succede, e vedere cosa succede. Insomma, ci sono tante possibilità, però l'evitare il conflitto è la prima, nel senso che se ci teniamo questa persona, lo sforzo è grosso, perché ci richiede pian piano di provare ad aprire un canale. Se noi ascoltiamo per primi, poi magari c'è la possibilità che ci ascolti a sua volta, quando gli diremo mi sa che forse quella cosa lì. Imparare il dialogo e anche il rispetto dell'opinione altrui. Anche se ci sembra folle, ma il rispetto della persona. Sì. C'è sempre qualcosa da imparare da chiunque e tante parli. Volte, no, una persona così ha dei motivi per essere arrivata così, perché magari certo, non si sente parte della società, non si sente ascoltato, non sente di avere nessuna voce in capitolo, di non poter incidere sulle scelte, allora dice tanto vale, no? Vado dove mi considero. Diciamo, non abbiamo avuto un buon esempio di dialogo in questi ultimi 2 o 3 anni dai mezzi di comunicazione. Dovremmo recuperare quello. Sì, chiudiamo? Benissimo, io mi fermo qua. No, anche perché c'è la parte della firma copia. All'inizio la parte più impegnativa per altre domande, sicuramente altre curiosità. Va bene, allora io ringrazio tutti, ringrazio Cristina, ringrazio Matteo.